Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e bentornati su questo nuovissimo video di Mindtest Come ho anticipato la scorsa volta in quell'episodio che è stato così ricco di innovazione e così ricco di scoperte Andremo a fare oggi una, una farma automatica di canne da zucchero Se per caso ci eh, basterà il tempo, avanzerà del tempo, possiamo anche iniziare a fare i lavori per una farm semi-automatica eh, di grano e cotone. Però quello temo che sarà un pochettino più problematico perché ho bisogno di tanti notebreaker e quindi ho bisogno di tanto mese. Perché non so se vi ricordate. Comunque, i eh, notebreaker hanno il... Il pic... no, okay. hanno il piccolo problema di aver bisogno di un mese pickaxe allora contando ho provato a calcolare qua facendo un 1 eh, di coltivazione notebreaker eh, cavi coltivazione notebreaker cavi coltivazione notebreaker cavi coltivazione notebreaker eccetera eccetera eh, ho bisogno di 60 notebreaker, il che vuol dire 60 per 3 eh, cristalli di mese il che vuol dire 180 cristalli di mese, il che vuol dire più di quanto ne abbiamo attualmente quindi dovrò andare a minare un po' attualmente abbiamo circa uno stack e mezzo, eh, quindi un po' di meno ma adesso dobbiamo andare a utilizzarne per fare la farm di cane da zucchero che eh, come accennavo la scorsa volta pensavo più che altro di fare qua quindi... Pensavo di fare 10 canne da zucchero e per risparmiare le metterei eh, sullo stesso lato, cioè su due lati opposti: 1, 2, 3, 4 e 5. Esatto. Ok, allora andiamo a raccogliere delle. No, prima. E eh, la ma in testa ha smesso di funzionare. Ci vediamo tra un attimo. Ok, belli, rieccoci. Ehm. Stavamo dicendo appunto che forse è meglio prima di tutto riempire lo spazio di acqua così ci possiamo mettere le sugar cane, utilizziamo la nostra water can 1, 2 e 3. Questa è una cosa utilissima che su Minecraft per esempio non c'è. Eh, almeno non so se... cioè beh probabilmente ci sarà qualche mod che lo fa però non una di quelle mainstream credo. Ne sono abbastanza convinto di questo. Se per caso qualcuno di voi sa qualcosa di più, beh, i commenti servono anche a quello. Allora, noi prendiamo un 2 3 e sei. Credo che per ora basta. No, cosa No, abbiamo appena detto che vogliamo metterne le 10 e ne prendo sei. 12 basterà invece. Ora ne sono convinto. Quindi allora iniziamo a mettere le nostre due file di sugarcane. Tra l'altro queste spero che crescano nonostante l'albero, anche perché l'albero è basso, cioè 1, 2, 3, 4... Sì sì ci stanno quattro blocchi no? Sì, giusti giusti dovrebbero starci. A questo punto avremo bisogno di 10 notebreaker, 10 di queste blinky plant e uh, un numero superi superiore a uh, 10, una ventina, di uh, pneumatic tube segment per collegare il tutto e poi ci potrà stare anche una chest magari di bronzo, queste qua di copper, cioè di... sì, bronzo. Rame Rame Si sì. Copper Rame sì, Credo che sia il rame e Allora quindi iniziamo a fare le Blinky Plant Che sono più semplici Ma credo che dovremmo andare a prendere i nostri sapling Nella nostra bellissima farm di alberi Semi automatica di alberi No, non è neanche semi automatica è Semplicemente ra la raccolta è automatica Ma non è una farm automatica diciamo allora, vediamo quanti ne abbiamo. Uno stack di sapling ci andrà bene. Ci andrà più che bene. E poi abbiamo bisogno del mese con. Che si ottiene cuocendo il mese. Vediamo quanto ne abbiamo, perché qua abbiamo bisogno di due per ogni blinky plant. Ne abbiamo dieci, quindi abbiamo bisogno di altre dieci. Allora, iniziamo a prendere questo dieci qua. E poi cuociamo. Ecco, sbaglia sempre il cesto. Proviamo a cuocere questi cinque frag. Frammenti Non nel grinner, nella fornace. Ok. E vedere cosa ce ne ricaviamo. Da ognuno di quelli, quanto ne dà? Forse 2 a 4. Beh, perfetto. No, 2. 2, 2. Scusate, ho visto male. 20, perfetto. Giusto il numero che ci serviva. Quindi 10 e 10, 20. Uh, papà. Ok. Ok, ne ho fatte 10, anche se una l'avevo già, vabbè. GG, non male. Allora, queste ce le abbiamo. E una cosa è fatta. Abbiamo bisogno di 10 notebreaker, per cui abbiamo bisogno di 10 pistoni. I pistoni si fanno come in Minecraft, solo che con il Mesicon? Credo di sì. Sì. Ok, quindi abbiamo bisogno di 30, 40, 40 ci sono. 30 ci sono. 10 e 10 quindi facciamo che cuocere un po' di questo sì tanto ci serviranno ci serviranno quindi non importa se ne consumiamo un po' di più uh, la 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 la, abbiamo bisogno di ferro in numero di 10 il nostro amico forro un 2 Ecco qua e eh, legno, dobbiamo convertire un po' di legno. Sì, dai. Un fracco di legno. Prendiamo un po' di questo. Oddio, abbiamo fatto forse un po' troppi stack, ma va bene lo stesso. E eh, dovremmo avere tutto. No, non mi mette quello. Boh, vabbè. Ah, è perché. Ma no, quello che problema ha? Ah, va bene anche l'insulated crossover multi-junction. Cosa sono questi? Si fanno con questo che? Ma costa molto di più. Perché dovrei farlo con quello? Non ha un senso. Ah, no, ma ce ne danno due. Quindi due, quattro, sei, otto. 10. Ma facciamo che faccene pure tutti i venti. Tanto. Eh, ci serviranno assolutamente. Ci serviranno assolutamente. Quindi. Ciancio alle bande. Quelli ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno di. Eh, mese per fare le picche. Quindi. Il mio legno. Datemi il mio legno. 10 picche. Quindi 20 stick. Eh, Così dovrebbero bastare, 6, bastano e avanzano. Così ho preso troppo poco, troppo pochi cristalli. 1, 2, 3, 4 no, 5 4 ne voglio e 4 siano. Infatti, come vedete, le nostre riserve di mese iniziano già a scarseggiare. Beh, no, non proprio scarseggiare, però ne stiamo consumando parecchio ora. Eh? Beh, per fortuna non avevamo utilizzato mese finora tipo per nulla. Ok, forse ci conviene fare. Eh... Scusa, questo buttiamolo per ora. Ecco così. E buttiamo anche questo per ora. Abbiamo bisogno. Uh... Node reacer. Sì, anche con node mi trovo quello. Ah, di stone, 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 stone. Non so se ne abbiamo uno stack in giro di uh, stone. Oppure dobbiamo. Ah, ma tra l'altro, questi li posso unire. Scusate, che pollo. No, i polli non fanno coccodrillo, so. Ma. GG. Eh, uh, sì, abbiamo uno stack di stone. Prendiamo anche uno stack di cobblestone per essere sicuri. E. Uh... Vabbè, buttiamo questi tre stick. No, ehi, hey, buttali, via. Mi spiace per quegli stick. Eh, la loro fine è destinata a essere terribile. Ma erano solo dei pezzi di legno. Eh, Cos'è che stavamo dicendo? Ah, dobbiamo fare questi cari ragazzi. Vediamo se me li mette. Sì, tutto tranne il legno. Per cui. 1 Sono staccabili, almeno questi sì. Alleluia. Alleluia che sono staccabili. 4 5 6 7 8 No, il mio legno. Cosa accade? Cosa accade la notte ci è avversa? Via alla batcaverna. No, non è una batcaverna. Non è neanche una caverna. Ma va bene lo stesso, perfetto, tra l'altro è simpaticissima questa cosa che andiamo a dormire e ci alziamo. E, cioè si aggiorna l'ora tipo dopo. Vabbè, avete capito. E se non avete capito. Ma sono stupido allora. Devo fare il legno. Vai, vai legno, stupisci mi, stupisci sci. Ok, questa accetta magari accettiamola un po', che fa la, la donna di mondo, così si isola. Se anche quello potevamo combinarlo, effettivamente così. Quindi andiamo, u, uh, u, uh, u, uh, u. Uh. Uh, 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 uh. Ehi, hey, not brick, ce l'abbiamo Della plastica, ce l'abbiamo della plastica? Sì, 99 plastic shit Che non sono, attenzione, da confondere con gli escrementi di plastica uh, 6, 12, 18, 24 dovrebbero andare bene Non ho visto se ne avevo già Ops, probabilmente ne avevo già, ma vabbè. Va bene, avevo 8, non è grave. So questi posso anche metterli qua per ora. Perfetto, una chest. Datemi una chest! Eccola. Però voglio fare la chest quella di... Però scusa, già per riempire una wooden chest ce ne vorrà una... Però dai, chi se ne frega, sempre pieni di copper. Copper chest è... Uh... Ah, è un iron chest... No, l'iron chest è fatta con l'iron cast iron ingot. Scusa, cast iron ingot, come ho fatto? Accuocendo ah, l'iron, ma arancio. Ti metto quella di legno. Questo è real bad angel. Scusa, che senso ha? Che devi vabbè, vabbè, ragazzi. Portiamo pazienza. E la nostra vita sarà più meglio. Lo so, lo so. Non si dice più meglio. Un vizio che dovrei smettere di avere. Che ci potete fare alla fin fine? Se effettivamente di Blinky Plant potevo metterne anche solo una, e poi mettere in mese con, eh? Sì, avete molto ragione, ma. Vabbè. Mm, vabbè, no, non voglio mettere la cobblestone però. Ma come di nuovo notte? Ma che cese, ah no, non è notte, sono solo al buio. Non ci poggio un, un blocco sopra le blinky Plant perché di solito sulle piante spariscono. Quindi non vorrei rischiare. Allora, io metterei qua i uh, Bimbi Bambi. 3, 4 e 5. E ci metterei in notebreaker di così. Sì, ok, stanno sparando tutto per terra Lo so Perfetto Però funziona Ci hanno già raccolto un po' di Perfetto Me gusta, me gusta Allora Te gusta la mangusta? Mm? Vabbè Allora, togliamo tutto ciò e ripetiamo la stessa operazione dall'altro lato zubizze. Quindi, vabbè, sta mappa togliamola un attimo. Qui dopo andremo a vedere se la situazione è cambiata: 2-3-4-5, e poi i node breaker: 1-2-3. No, ma non voglio che voi andiate da questo lato. Dovete andare dall'altro lato di qua. Allora facciamo così e così. Perfetto. Così e così. E poi potrei mettere una chest qua nel mezzo. Ok, cioè, no, una chest. La nostra valida chest. Ok, adesso vediamo se funziona il tutto, se funziona al perfezione. Questi possiamo toglierli. Così il tutto rimane più sexy. E vediamo. Per caso è già arrivato qualcosa uno, ma potrebbe essere un errore. Vediamo un attimo, se no andiamo a mettere una canna da zucchero qua. Cosa succede? Perché la butti di qua? Stupido infame. Non devi uscire di qua, scusa. Devo fargli un one-way tube? Forse sì. Perché se io gliela metto di qua... Lui la rompe e cosa fa? No, la mando dalla parte giusta. Perché invece qua no? No, ora la mando di là. Ma se la rimettessi invece? Ah, no, sto giro va giusto. Sì. Sembra tutto a porno. Tutto bene quel che finisce bene. E io direi che sta finendo effettivamente bene. Perché qua le nostre sugarcane crescono e portano i loro frutti qui. Con il potere lampeggiante dei fiori lampadina. Da quanto stiamo registrando, belli? 15 minuti. Allora, di sicuro, non abbiamo il tempo allora per mettere a posto questo. Io direi. Però possiamo iniziare a fare un po' di lavori, che dite? Tipo, potremmo... Allora, un, la mia idea, come vi stavo dicendo, era quella di... Eh, uno, fare un 2-3 alternati, cioè coltivazione, eh, nodebreaker, pneumatic tube segment. E eh, poi di farli tipo speculari, cioè di mettere due chest qua, una qua e una qua. Quindi qua fare, qua da questo lato del cotone, questa... È la fila delle coltivazioni mentre dal lato del grano questa è la fila delle coltivazioni. E poi fare i tubi che passano di qua e arrivano qua alla chest. E stessa cosa anche da quest'altro lato, però, visto che il camminamento qua sarebbe un pochettino ristretto, diciamo a causa dei a causa dei tubi, si potrebbe eh, spostare tutto in là di uno anche perché qua non è indispensabile camminarci dato che posso camminarci anche in mezzo alle coltivazioni, nel senso fare fare così quindi l'idea è uh, estirpare innanzitutto tutto quello che non ci serve, ecco, tipo così così, 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 così così, così, così e poi di uh, spostare tutto di uno, quindi Sarebbe da coltivare la zona più in là. No, perché io ho tolto questo? Perché ho fatto questo scempio? La mia vita non ha più un senso. No, no, no. Allora... Sì, questi vanno tolti. Erano gli altri a non essere tolti. Maledetti. Questi via. Perfetto. E ecco qua. E anche questi ci abbandonano. No, però in realtà ci sarà da... Eh, questo toglierlo. E togliere anche questa fila qua, no? Perché ho detto che lo spostiamo di uno. Quindi qua. Qua ci va dell'acqua. Qua ci va dell'acqua, almeno per mantenere la simmetria, diciamo, no? Uh, ok, la tanica di acqua l'ho messa via. Qua. Perfetto. E quindi non ci resta che zappettare in fondo. No, però devo metterne ancora uno, vero? Sì, eh. Due, quattro, sei, otto, nove, sì. No! Uff. dimenticavo che con quella non si può scavare però no effettivamente se io faccio così non oh beh senti metto la... la terra qua e metterò un coso coltivato qua e basta senza però no effettivamente non avere un camminamento di lato sarebbe un po oltremodo scomodo perché Qua ci sarebbe il notebreaker, quindi mi impedisce di camminare mi impedisce di fare tipo pianta 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 effettivamente è un po' scomodo perché se poi ho i cavi allora e immaginiamo la situazione se io ho i cavi qua Che passano il problema è che non posso muovermi liberamente perché di qua è tutto ostruito dai cavi. Se qua è ostruito dai cavi, qual è la soluzione migliore? Diciamo per non impedire, cioè per non formare un casotto del genere? Potrei farli scendere effettivamente, farli scendere sotto e eh, tipo qua scendono, e poi tipo farli apparire qua. Cioè, tipo c'è una chest qua. Una cesta qua che è collegata da sotto ai cavi. Per cui questi cavi partono da qua ma scendono giù sotto. È una cosa più lunga però è più pulita insomma, perché così ci sono solo i notebreaker e i cavi in superficie qua. Che eh, prendono dai notebreaker ma poi dopo passano giù sotto e non ce l'abbiamo in mezzo ai piedi almeno. Che non sarebbe nemmeno una cattiva cosa diciamo. Quindi, eh, però di là lascerei così allora a questo punto. Tanto qua il, il, la fila non viene rovinata. Rimettiamo a posto. Questo qua. Là c'è ancora. Qua c'è. Non lo so, boh l'ho messa. E... Eh, mentre invece qua è da togliere l'altro lato. Quindi... Uno, due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Almeno avremo di che sfamarci in queste luride notti d'inverno. No, beh, perché poi luride? Magari, sono, magari siete delle persone molto plite. Beh, me lo auguro, nel senso: più pulizia, meno batteri. Senza esagerare, da assumere con precauzione. E ecco qua. E ecco qua. Quindi direi che qua per ora è tutto. Io per il prossimo video Mi riprometto di andare a raccogliere il Il mese, cioè a minare il mese. E di mettere nel posto l'inventario. No, ma avete visto. L'inventario è sempre molto ordinato il mio. Tranne quando sto facendo cose. Insomma. Altrimenti è ordinato. Sempre ordinato. Dormi? Ok, ha dormito. E indirizziamoci verso la fine dell'episodio. Tra l'altro io, io passo sempre di qua, scavalcando, posso che fare il giro di là. No, certe volte faccio il giro di là. Non lo so. Lo faccio o non lo faccio? Boh, non lo so io. Allora, eccoci qua, la situazione della scorsa settimana rimane invariata perché sì, effettivamente non era una domanda, come uh, avreste potuto notare. Uh, quindi nessuno avanza di qualche casella. Sì, in realtà hai ragione Sam, ho detto basta che scriviate qualcosa, però... cioè non mi sembrava una cosa... molto... Precisa, però, se vuoi fare ricorso scrivimi sotto nei commenti. E, invece la domanda per questo episodio è sempre una domanda. Diciamo più sul personale. Anche perché dopo un po' le domande uno le esaurisce. E, a meno che non volete che vi faccia delle domande di cultura generale, ma mi pare che non sia il caso. Di conseguenza. La domanda di oggi è: Qual è la serie del mio canale che vi è piaciuta di meno sino ad adesso? Anche quelle concluse, intendo. E Flair lo intendo come concluso, non credo che lo riprenderò in mano. Va, non è detto. Però, nel senso, la ritengo come conclusa. Eh, quelle passate, quelle presenti. Insomma. Per chi non avesse mai partecipato al gioco, eh, semplicemente basta scrivere la propria risposta qua sotto nei commenti. E eh, dire l'oggetto con cui si è rappresentati. I tre oggetti presenti. Sono i giocatori adesso, eh, in corsa diciamo per il primo posto, e eh, quindi, la domanda di oggi è questa questo episodio è tutto con i nostri alberi di sfondo che continuano a lampeggiare come non lo so così ah, adesso ho caricato un'altra parte vabbè eh, vi invito a mettere un mi piace a scrivere un commento soprattutto per rispondere alla domanda del giorno cioè del giorno dell'episodio e iscrivervi se volete trovarmi mi... cioè se volete cercarmi parlarmi saperne di più mi trovate sulla pagina Facebook, di cui il link è in descrizione. Beh, io vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, quello che è, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!